Per volta. Hey, ci siamo? Entra l'audio? Ok. Buonasera a tutti, figa. Ma come la famo sta? Allora. Ciao a tutti ragazzi e ragazze soprattutto. Siamo i Gorilla Pulp da Viterbo, facciamo Tufo Rock. Questa sera siamo in Power Trio. Porco? Dio. E praticamente per il semplice motivo che abbiamo Angelo che sta in tour in UK con i Neid, quindi questa sera abbiamo la nostra formazione in Power Trio, già ci abbiamo suonato con i Cyborg e altre date, quindi sarà fighissimo. E nulla, volevamo farvi conoscere il nostro nuovo album uscito l'anno scorso per Ammonia Records e Tufo Rock Records, è Mask Off. E al contrario, perché è un album abbastanza, come dire, che ci si può giocare. Infatti, se lo apri, apriamolo. Questo è un bel tributo che abbiamo cercato di fare. E quindi questo, vediamo, per i più curiosi, se ricorderanno un gran classico di un album che ti può cambiare la vita, che ovviamente... un umilissimo tributo. E dentro la cosa figa è che c'è un pop-up. In realtà l'inserto è un pop-up, lo ritagli e dentro, una volta che lo incolli, escono fuori Gorilla. Il disco è in limited edition, sia in colore marbled, se esce fuori la famo, vai. Esatto, ogni disco è diverso, tranne la parte del vinile nero, che insomma è quella a tutti. È un disco che abbiamo molto sentito, registrato durante il Covid, di cui siamo molto, insomma, orgogliosi, perché abbiamo fatto i salti mortali per registrarlo, col fatto che facciamo avanti e indietro con i vari permessi, se vi ricordate, insomma... permesso di qua, permesso di là per andare a registrare. Questa sera siamo in compagnia dei nostri fratelli Underball, che faranno una performance di quelle strafighe. Se non li conoscete, andate a cercare Instagram, Facebook, li trovate dappertutto. E vengono da Roma. Noi invece questa sera faremo gran parte di Mask Off, i nostri grandi classici da Peyote Queen, Elina Ken e tutto il resto. Allora, Gorilla, quando nascono? Quest'anno è il decennale. Sì, è il decennale nel 2014, aprile, giusto? Scusa, il bagno? Guarda, in fondo a destra. Guarda, il bagno? Di là. Sì, nel 2014, aprile 2014. Allora, io sono... Ci abbiamo tipo Paolini che sta... Cioè, per il bucaghe di là, no? Il bagno di là, il bucaghe... Dipende, vabbè. Okay. Eravamo rimasti che noi siamo nati nel 2014, aprile, e quest'anno infatti è stato il decennale, abbiamo fatto un bel compleanno al Sunglass a Viterbo. E niente, io sono il bassista e mi chiamo Christian. Batterista Giorgio Pioli Bulldozer. Io sono Maurice Flea e l'altro quarto gorilla è Angelo, che come avevamo detto già sta... in tour in UK. Oh, è arrivato Angelo direttamente dallo UK, guardalo, due angeli, madonna mia. No, in realtà, vabbè, insomma, niente. Allora, Angelo, com'è andato il tour UK? Tutto a porno. Okay. Perfetto, era quello che volevamo sentire. Angelo riparte per il tour UK, è venuto solo al volo per fare un'intervista, comunque suoneremo in tre stasera. E nulla, noi nasciamo nel 2014, come ha detto Chris, non abbiamo mai cambiato formazione, per questo motivo suoniamo in tre, anche se avremmo potuto suonare, diciamo, con un sostituto e tutto il resto, ma ci teniamo sempre a tenere la formazione originale. Quello che ci accomuna è il tufo, noi facciamo tufo rock perché veniamo dalla parte tufacea, che è quella etrusca. No, prego, lei è? Cioè, oggi abbiamo tipo di... Allora, lei è la velina. Allora sì, assomigliava più al Gabibbo, però insomma è la velina, sì. È la velina della serata, la nostra velina. Mi dispiace per te, è il fidanzato di... Sempre perfetto. Sempre perfetto. Sì, è bello.
Allora, sì, nasciamo proprio come live band, come potete capire, quindi noi non facciamo i dischi per uscire in digitale, quindi usciamo solo in analogico, quindi ci piace il vinile, ci piacciono le cassette, ci piace il CD come ultima cosa. Perché, quando ci chiedono perché fate Tufo Rock, facciamo Tufo Rock perché il Tufo Rock è un'influenza che va dall'hard rock, lo stoner, il metal, quello che è un po' la psichedelia che ci piace a noi. Quindi perché? Perché a un certo punto noi, grazie Angelo che è ritornato, veniamo proprio dal tufo, dalla parte etrusca, cioè, qui abbiamo la velina davvero però, una che si può chiamare velina perlomeno. Ah, poi abbiamo Dusty Hill, no, inquadratelo un attimo, vi prego. Dusty, un attimo. Allora, vi sveliamo, sì, Kerry King. Allora, vi sveliamo una bellissima cosa. Allora, voi pensavate che i ZZ Top... Hey Dusty, how are you? Ciao, ciao, bello, io sono... in realtà Dusty l'abbiamo capito che è di Roma. Di che zona sei? Sono, in realtà sono di Pomezia, quindi... Pomezia, quindi Roma Sud, cioè devi fare la pontina, quindi già è complicato. È tosta, sì, anzi, casa mia... Anzio. Anzio che? Versione. Versione Anzio, versione. Comunque... E Dusty Hill pensavamo che avesse abbandonato i ZZ Top morendo, in realtà ce lo troviamo come chitarrista degli Underball. In sostanza niente, il Tufo Rock che è? Veniamo dal tufo, veniamo dagli etruschi, ci piace il Radon perché siamo avvelenati da sto cazzo de Radon che sta nel tufo, siamo un po' matti e quindi ci piace così. Giorgio, che volevi dire a proposito dell'album? Ti è piaciuto registrare l'album con noi? Bellissimo. No. Lui era quello più eccitato, più contento per registrare il suo album, guarda, non potete capire. Invece tu che ne pensi, Chris? Io penso che... Come ho detto all'inizio della nostra storia, ovviamente io l'ho detto a loro, non a voi. Giorgio sarebbe stato il nostro problema principale, invece è risultato il più bravo di tutti e quello più scarso sono io. Quindi, quindi se volete vedere un concerto live dei Gorilla Pulp, sappiate che io potrei essere il problema della band. No, va bene. Che dire, io... Sono stato fortunato a incontrare questi ragazzi qua perché siamo fratelli, usciamo sempre insieme, quindi diciamo quando scriviamo canzoni, quando facciamo dischi, lui pensa sempre a questo, raga, sempre. Quando facciamo dischi ci troviamo molto bene. E il tufo... Volevamo ringraziare il nostro sponsor Canapa Zero che ci ha fatto la nostra erba, ragazzi. È una CBD, si chiama Mr. Gorilla, quindi ringraziamo Canapa Zero, ma soprattutto il nostro sponsor Love Pop che ci ha permesso di fare dell'amore sicuro. Quindi l'album si chiama Mask Off, quindi giù la maschera, togli la maschera, quella che indossi tutti i giorni, poi dopo il Covid leva sta cazzo di mascherina. Però in realtà Mask Off Condom On. Leva la maschera e indossa il preservativo. Per continuare quello che stavo dicendo, sono contento di aver incontrato loro e soprattutto sono contento che Maurizio ha deciso di intraprendere questa strada insieme a me. Poi se non ci fosse stato lui, insomma, fa tutto lui. E quando è uscito fuori il... abbiamo coniato il nome Tufo Rock, il genere Tufo Rock, io la prima cosa che ho pensato, bisogna trovare una saletta prove che è una grotta di tufo. Noi facciamo le prove in una grotta che è completamente di tufo. Così è stato. Ed ecco perché siamo così. I Gorilla Pulp sono uniti dal tufo. A Viterbo ci abbiamo... L'ex officina meccanica. Barbarano, allora io sono originario di... Allora io sono originario di Barbarano Romano e loro in realtà sono tutti più o meno di Viterbo provincia, cioè frazioni e via dicendo. Però la cosa bella che c'ha in comune è che siamo tutti della Tuscia. Veniamo da questo posto che a volte non ci rendiamo conto di quanto è magico, quanto è bello. Poi quando giri, te ne vai in tour, viaggi anche per piacere, per lavoro e tutto il resto, poi ti rendi conto che in realtà la parte che ci... ha un cuore,
Ok, cioè, ci vuole bene almeno qualcuno. Grazie. E quindi ragazzi, noi siamo felici che voi stasera state con noi. Elettri TV, noi vi ringraziamo per la magica intervista, ci vediamo dopo un sacco di tempo, fighissimo, abbiamo un'amicizia che dura da oltre 10 anni e siamo felici che questa sera siete con noi. Quindi seguite Elettri TV, FDV Festival, Festa della Birra, FDB. Siamo qui questa sera a Fabbrica di Roma per FDB Festival, Festa della Birra. Quest'anno è la 24esima edizione, fantastica. È un posto meraviglioso, dà spazio a band anche locali di potersi esibire. Questa sera saremo noi con Ellefson e gli Underball, Fratelli di Roma. E vogliamo ringraziare tutta la parte dell'organizzazione, soprattutto Beatles e Elettri TV, ci conosciamo da un sacco di tempo e quindi alla prossima. E tu for Rock Power! Mask off! Yeah! Condom on! Mask off e condom on!